Si è chiuso domenica nel Somerset, Gran Bretagna, il festival di musica più famoso d'Europa. Le porte del 44esimo Glastonbury Festival si erano aperte il 27 giugno per accogliere 200.000 spettatori. L'abituale tempo piovoso non scoraggia. Per i tanti fan che sfidano le piogge inglesi, si viene qui per l'atmosfera, la gente, il miglior posto del mondo secondo loro. E c'è chi giura che questo è il miglior festival in assoluto. Sì, piove un po', ma basta mettersi al contrario gli occhiali da sole e la pioggia non si vede. I palchi sono però più confortevoli per artisti come Lily Allen, Ed Sheeran, Dolly Parton, Jack White, Black Keys, Paolo Nutini, giusto per citarne alcuni. Fra i gruppi più acclamati, Metallica. Per i critici la cosa suscita qualche problema, il gruppo californiano non dovrebbe avere spazio in un festival come questo. Ma è il giudizio del pubblico che conta. A rappresentare l'Italia, invece, si sono esibiti gli M+A e i torinesi Sweet Life Society.